Che ci crediate o meno, esiste anche la mancanza del desiderio. Parliamo di letto, ovviamente, parliamo di rapporti di coppia. Parliamo a Redica 33 col dottor Andrea Militello. Buona serata, dottore. Buonasera, grazie come sempre per l'invito. Sì, c'è la mancanza di desiderio. La volta scorsa avevamo parlato un po' di quella che è l'andropausa nell'uomo, ma ci può essere un calo di desiderio in ogni età, in ogni momento della nostra vita sessuale, che può essere collegata a tantissimi fattori, da problematiche psicogene a problematiche ormonali o di altra natura. Lei ha detto può capitare in qualsiasi momento della nostra vita. Io ero convinto che potesse capitare solo dopo una certa età. No, io ho persone che vengono a visita dove c'è un calo del desiderio anche in un'età molto più giovane di quella dell'andropausa, 35, 40 anni, succede, sono tante le componenti che possono interferire, no? E, per esempio, un esempio banalissimo, mi capita nella coppia che programma la gravidanza dove il rapporto diventa in quel momento per l'uomo una prestazione che non un piacere, perché è prestabilito l'orario del giorno. Lì di riflesso l'uomo inizia a perdere l'erezione, che si accompagna poi a un calo del desiderio, che iniziamo a perdere fiducia nella nostra prestazione, diventa una componente non più un piacere ma una vera e propria prestazione, e può esserci un calo di autostima e quindi di desiderio. Mancanza di desiderio, lei ha accennato adesso ovviamente nel rapporto di coppia. Ma le faccio un esempio, qualora io avessi una mancanza di desiderio nel rapporto di coppia, non è detto che potrei non averla esternamente. Non è detto che se può, qui purtroppo subentrano anche componenti dinamiche di coppia importanti, chiaramente l'andrologo, che è il mio lavoro, va più su componenti organiche e quindi talvolta direttamente cerca di sopperire con degli aiuti esterni di cui sicuramente mi farà domanda fra poco. Talvolta il problema è più di natura prestazionale, una disfunzione erettile si dice di tipo situazionale, cioè con quella persona in quel momento e magari non presente al di fuori in altre situazioni. Allora lì forse lo specialista più utile è sì l'andrologo, ma anche il sessuologo clinico, che riesce a entrare un po', io dico, nelle emozioni e magari risolvere insieme alla coppia il problema. Ma adesso lo diciamo proprio col sorriso sulle labbra, proprio perché l'argomento è più leggero rispetto agli altri. Mancanza di desiderio, lei ha sottolineato il discorso della coppia, se non sbaglio un paio di puntate fa lei ha detto che aveva il suo studio dietro al Tribunale di Viterbo, sì. Almeno a Viterbo, quindi sì. Il passaggio è semplice, si passa dal suo studio al Tribunale di Viterbo. Sì, l'ho messo lì apposta in modo che la persona fa poco, sì è vero, è un puro caso, ma in effetti la sessualità lega e purtroppo slega le coppie spesso. Lei è urologo-andrologo, quindi dedicato al maschio, all'uomo, sì. Ma la mancanza di desiderio può esistere anche per la donna? Non me ne occupo, ma assolutamente sì. Anche qui togliamo tutte le componenti emozionali psicogene, anche la donna è spinta a livello sessuale, io la chiamo scherzosamente l'aggressività in senso buono, dai livelli ormonali, il DEA, il testosterone che anche la donna ha, sono degli stimolatori della ricerca della sessualità, del piacere, quindi anche la donna può avere un calo di desiderio per modificazioni ormonali. Un amico, si parla sempre per amici, l'amico. Una volta mi ha raccontato che poteva avere una storia con una donna, ma in realtà nel momento in cui si coricava sul letto per l'atto sessuale, lui non riusciva ad andare avanti per il profumo di quella donna. È un problema che... Siamo, la parola è brutta, ma animali, nel senso che viviamo anche di sensazioni, di emozioni, e il nostro cervello è collegato al sistema olfattivo e visivo, e talvolta ci sono delle forme, purtroppo la parola repulsione è brutta dirla, ma che annullano la nostra attenzione nei confronti della partner. Ci sono ormoni che regolano, ad esempio la prolattina è un ormone che ha tante sfaccettature di cui non parliamo, che è un po' l'ormone che allontana l'uomo dalla donna dopo aver avuto l'eiaculazione e l'orgasmo. Spesso può essere attivata prima e quindi creare una sorta di allontanamento malgrado il desiderio poi inconscio di stare insieme. 7 giorni fa abbiamo parlato di Cialis, di Viagra, di qualcosa che sì. Potrebbe aiutare. Aiuta anche nel caso della mancanza di desiderio? Sì. Qualcuno potrebbe obiettare, sì, perché mi capita talvolta di prescrivere alla persona farmaci per l'erezione, ad esempio il Tadalafil, il vecchio Cialis a bassi dosaggi quotidiano, questo ridà chiaramente un'erezione migliore e avendo un'erezione migliore l'autostima si rigenera, riusciamo a recuperarla, quindi talvolta banalmente con un approccio farmacologico possiamo recuperare un aspetto anche solo sessuologico o psicogeno che si stava creando, quindi può essere un aiuto, sempre... Mi permetto di dire, non facciamo l'automedicazione, anche questi consigli vanno poi codificati perché
parliamo di disfunzione erettile al volo, è un sintomo, non è una malattia, quindi può sottacere problematiche diverse. Allora aiutiamoci, ma capiamo anche il perché sta succedendo. Cialis, Viagra, serve la ricetta medica ovviamente, vero? Non si va in farmacia. Allora, serve la ricetta medica, non è un modo per sponsorizzare il mio lavoro, ma serve oggigiorno la ricetta. Poi chi va online, ci sono farmacie online, ma non sappiamo mai cosa introduciamo. Serve una ricetta, ma che non deve essere appunto un motivo di vergogna. La ricetta nasce proprio da un confronto e dalla ricerca di un miglioramento. Ripeto, andrologo è uguale a ginecologo. Penso che nessuna donna si vergogni di dire oggi vado dal ginecologo. Mancanza di desiderio, possiamo ragionare sul fatto che è un problema di coppia o è un problema che riguarda solo una delle due persone? Di coppia sotto vari aspetti, però come andrologo mi capita di individuare nella coppia che la mancanza di desiderio e tutto ciò che si porta dietro, in primis il problema di erezione, e talvolta è solamente dell'uomo. La donna avrebbe piacere di condividere la sessualità col suo compagno, ma l'uomo per problemi ormonali, vascolari o psicogeni, come dico spesso, invece può essere carente da questo punto di vista. Io ringrazio il dottor Militello, Andrea Militello, non posso far altro che consigliarvi, come sempre, di dare un'occhiata ai nostri titoli di coda, dove compare il consueto indirizzo di posta elettronica della redazione. Potrete mandare critiche, lamentele, ma anche video, foto e qualsiasi tipo di notizia vi possa interessare, non ultima, qualche domanda in più che io magari non ho fatto, al dottor Andrea Militello. Buona serata a tutti e grazie per l'attenzione.